Totò una via nel mio nome, il CD che ho dedicato al principe Antonio De Curtis in arte Totò, è nato grazie alla collaborazione con il maestro Piero Lanzapeluso che è qui a fianco a me. Io ti ringrazio. Prego. Praticamente Piero Lanzapeluso, che voi spesso negli spettacoli sentite come nome che ricorre in tutti i miei CD nei Mi libretti, sopportano, mi sopportano. collabora con me da 9 anni, praticamente dai miei primi spettacoli teatrali. Con lui abbiamo composto le colonne sonore, fatto gli arrangiamenti di quasi 400 pezzi, che non sono pochi in 9 anni. È una specie di Guinness dei primati. Sì, ma infatti, ecco, se vogliamo raccontare pure a loro, perché spesso a volte dicono: ma come fai a fare 2 o 3 dischi l'anno? Anche io me lo chiedo, come Come fai a faccio? fare tante produzioni? Eh sì, perché praticamente i miei dischi nascono, non è come si dice, una cosa falsa che si dice tanto per dire, e neanche voglio dire ditemi quando sono bravo. No, io però incido in 2 o 3 pomeriggi, 2 o 3 mattinate. È la cosiddetta buona la prima. Sì, no, ma Io posso dirlo perché ti conosco ormai da un bel pezzo. Ottavo è molto umorale. Se la sua sì, registrazione umorale. è umorale, No, me lo dicevano da bambino, questo bambino sta crescendo un po' umorale. E ecco, diceva e bene. così è venuto. Ecco, mi Sì, i piace dischi di molto. Ottavio sono dei live sostanzialmente registrati in uno studio di registrazione, no? Scusate il bisticcio di parole, registrati in uno studio di registrazione, non dovrei dirlo, però per rendere l'idea si arriva, si registra, o si tiene o si getta via. Certo, no, ma spesso magari con gli inediti, con i pezzi nuovi, ci mettiamo un po' di più perché magari Per scegliamo. costruire, per Sì, scegliere arrangiamenti, strumenti magari da utilizzare. studiamo una seconda voce, studiamo magari uno strumento in più che magari in fase di missaggio vogliamo aggiungere, però fondamentalmente ogni giorno si registrano 4-5 canzoni. E Quello bello. che io penso che domani forse riprenderemo in mano anche cose che abbiamo scartate. Chi lo Sì. sa, fra 100 anni, che Ottavio, non vi dico Ottavio che sta facendo con le mani, No, in questo sto momento ha le così, mani libere. sto così. Ecco, quando Ottavio non ci sarà, voi pensate di esservi liberati, ma in La mia voce studio avrà. conserviamo tutta la sua Sì, opera. tutto. Allora, qui per esempio, qui dico, noi abbiamo tutti i nastri con registrazioni mie, anche inedite, anche cose che abbiamo scartato in Totò, una via nel mio nome. Perché magari un giorno vogliamo fare una raccolta con alcune cose che magari Niente, oggi magari non trovavano spazio, ma non perché non fossero belle, fisicamente non c'era lo spazio, la durata nel disco per poterli inserire. Sì, perché si incide sempre di più. Infatti per esempio mi ricordo che nel 2008 facevamo un CD di rock and roll, incidemmo tipo 80 pezzi, però nel CD. Cioè, fu un doppio con 50 pezzi, però 30 pezzi sono ancora conservati negli archivi dello Ripeto, studio. non perché non fossero belli, perché dovevamo fare una scelta Certo. ed è caduta su altri brani Poi. altrettanto belli, ma che in quel momento ti sembravano più giusti, no? Domani, chi lo sa, il giorno che Ottavio incomincerà a dire non mi sento bene, e incominciano. Io spero di fare uscire i dischi quando posso godermi ancora. No, Il pubblico ti sta perché godendo già abbastanza, il no? pubblico mi gode e io mi godo il Beh, pubblico. certo. No, ma la cosa bella, sai qual è? Lavoriamo per loro, dai. Sì, lavoriamo soprattutto perché si lavora per il pubblico, cioè uno canta, vero, per se stesso, insomma, per emozionarsi, ma anche per emozionare. Cioè io dico sempre che una volta che tu hai capito quello che vuoi dire e te lo sei spiegato, poi lo devi anche spiegare agli altri. È un po' il tuo compito, no? La missione è quella di comunicare. Se la tua arte la tieni per te, ovviamente non sarebbe neanche giusto nei confronti di chi viene a vedere il tuo Io già spettacolo, no? la ringrazio che questa scintilla che ho, lei la chiama arte. Qualcun altro può dire che c'è del genio, qualcun altro può dire che sono cazzate, però l'arte per me non esiste, l'arte è una cosa soggettiva, esiste il gusto, come non esiste la cultura, esiste ciò che piace, ciò che non piace, esiste ciò che è fatto bene, ciò che è fatto male. Non esiste la bella canzone, la brutta canzone, tu me la Sì, insegni. io penso che in fondo ci debba essere solo la verità. Io sono così. Se a voi piace il mio modo di essere, vi ringrazio, ma anche laddove non dovesse piacervi,
il mio modo di comunicare, vi ringrazio ugualmente. Cioè, di fondo bisogna essere veri. Sì, no, e Ottavio è assolutamente, come lo si vede nei DVD, come lo si ascolta nei dischi o quando lo si va a vedere dal vivo, no? L'importante è la verità. Mi dovete prendere così come sono. Sì, io penso che tu abbia capito già da un pezzo questa cosa. Allora, questo è uno special che noi stiamo realizzando per presentare tutto una via del mio nome. E appunto, dopo tanti CD ho detto, ma perché non, diciamo così, non avverare un sogno che avevo da molto tempo? Cioè, fare un disco con le canzoni più belle, o perlomeno quelle che a me piacciono di più, del principe Antonio De Curtis in arte Totò. E quando sono venuto in studio dal maestro portando dei 78 giri, ho detto, maestro, qui bisogna fare un lavoro di... dobbiamo aggiornare questi pezzi, dobbiamo mettere una nuova veste, cioè il canto deve essere quello, però noi dobbiamo fare qualcosa per portare questi pezzi al 2013. E abbiamo lavorato per creare un qualcosa che molti di voi stanno ascoltando e stanno giudicando bello. Addirittura su Facebook qualcuno ha scritto, ha gridato al capolavoro. No ragazzi, non è un capolavoro, è un lavoro fatto con amore. E penso che, come dicevamo prima, la verità, tutto ciò che tu fai sentendo questa verità dentro... Io credo che il fil rouge, no, della tua vita artistica... Fil rouge. Io perciò vengo a capo, perché chi le parla troppo bene. Il, diciamo, il filo di lana di Arianna che lega, no, tutta la tua produzione artistica è l'amore per quello che fai. Cioè quello che fai, dentro ti metti l'amore. Non è una scelta a tavolino come fare ad avere successo in questo momento. No. Questa domanda non ce la siamo mai posta. Facciamo ciò che Ottavio Bonomo ritiene di fare con sentimento. E allora anche nel lavoro più complicato di trarre da un 78 giri, da un padellone in vinile, l'armonia, che è l'armonia, la melodia che il principe De Curtis ha cercato di così fissare su quel supporto, sì. Nel tempo quel supporto si è danneggiato ed è rimasto poco, però è rimasto quella... il sapore antico che tu secondo me hai saputo cogliere. Sì, perché per esempio noi abbiamo fatto pezzi come Masonga Innamorata, che le registrazioni che ho fatto per venire per studiare il pezzo, oltre comunque a un che di notine, era una registrazione di Giacomo Rondinella molto usurata dal tempo, e poi una versione di Totò fatta a cappella in un film dove la libertà, che lui canta Franca Fardini, che è stata il suo grande amore degli ultimi anni, dei suoi ultimi 15 anni di vita. E cioè, da una canzone incisa, ma che insomma a malapena si sentiva la voce di Rondinella, figuriamoci poi l'orchestrazione. No, l'orchestrazione era praticamente assente. Sì, sentiva tipo... E noi da qui abbiamo... E poi avevamo questo accenno di Totò che cantava al balcone. E noi da qui abbiamo ricavato poi... Vabbè, mettendo questi tasselli insieme... Questa samba, diciamo così. E abbiamo tratto quello che voi potete ascoltare poi sul disco. Avevamo alcuni spartiti. Altri pezzi invece non avevamo quasi neanche il supporto audio. Praticamente, non dico che ce li siamo praticamente riscritti noi, ma più o meno... Sì, abbiamo fatto leva proprio molto sull'umore, no, del brano. Sì. E abbiamo di fatto inventato un'orchestrazione, un modo di cantare che era più che altro legato alle parole, più che a ciò che c'era di già eseguito prima, no? A differenza poi di altri dischi di Totò, qui ho cercato di dare spazio al Totò surreale, al Totò più comico. Infatti, per esempio, in altri dischi di Totò, altri dischi monografici, per esempio non trovo Margherita, che Totò scrisse e cantò nel film L'Allegro Fantasma, che forse pochi ricordano, ma è uno dei film forse più simpatici di Totò, perché notiamo tre Totò, tre fratelli gemelli, ed è una cosa simpaticissima. E Totò cantava Margherita facendo le mosse Margherita, Margherita, strazio tormento della... E noi abbiamo cercato di fare un arrangiamento diverso, solo voce e piano, ma giocando con gli strumenti. Cioè, quello, se ricordo bene, fu proprio registrato assolutamente in presa diretta. Sì. Perché non puoi dare un tempo alle parole, a quel modo di esprimersi, no? No, allora, è un cabaret. Totò ha inventato il moderno cabaret, diciamo la verità. Infatti è così. Cioè, Totò ha inventato
il nuovo modo di intendere la comicità, i giochi di parole, il mettere il corpo al centro dell'universo comico, cioè Totò ha sfruttato tutte le risorse che aveva, la voce, il corpo, i gesti, uno sguardo, e il comico, questo è il vero comico, è quello che anche si i tempi, anche i tempi no? Unici comici di Totò. Di fatto il surrealismo di Totò sì. è ripreso poi di sana pianta da tanti comici del cabaret moderno. Sì, vi sì. invito a vedere qualche moderno cabarettista di Zelig, per dire sì, il surrealismo sì. di un Totò che suona l'arpa con le corde che sono le corde. La musica di Totò, per esempio, sta in tutti i film, anche dove musicalmente non c'è. Per esempio, faccio un esempio, no? Nel Medico dei Pazzi c'è un accenno, una voce poco fa. Totò a colori è tutto musicale il film, perché da Rossini si passa la foca imbalsamata del maestro Scannagatti. Penso che tutti sappiano che Totò aveva una grande stima sì. e un grande piacere nel far musica, anche se musicista non era, non aveva potuto studiare. Totò accennava il motivetto sì. a pianoforte. Infatti, per esempio, questa si chiama genialità. Genialità. Non ha, sapendo muovere due dita insieme, con due dita di due mani diverse sì, faceva il motivo. Poi stava il maestro orchestratore trave e c'erano grandi artisti come Trovaioli che davano una mano a Totò nel mettere giù queste canzoni che sono belle. Tanto di cappello, no? Questi grandi artisti. Armando Trovaioli per me è uno dei più grandi, se non il più grande che abbiamo avuto in Italia. Basta dire Rugantino, basta dire Aggiungi un posto a tavola, Ciao Rudy, bellissimo, che c'è una canzone che a me fa morire, che questo si chiama Amore, che cantava Mastroianni, poi cantato da Alberto Leonelli. Invito molti colleghi a studiare gli arrangiamenti di Armando Trovaioli, da poco ci ha lasciati sì. e in quegli arrangiamenti c'è veramente un manuale di moderna orchestrazione. Ma io invito ad ascoltare anche le colonne sonore di Trovaioli per il film di Totò, c'è Totò di notte che ha dei pezzi che sono meravigliosi, magari il film non è uno dei migliori di Totò, ma le musiche sono meravigliose. Oppure per esempio c'è la colonna sonora degli Onorevoli, che c'è Follow the Band, che è il pezzo principale del film, che è una bellissima esplosione di fiati, di trombe, ma è un pezzo meraviglioso, gioioso, che ancora oggi, a 50 anni di distanza dall'uscita del film, suona moderno, suona moderno. È moderno, ma e questa è la genialità. Ecco, quella l'arte, non passa, quella forse non passa. Se esiste l'arte, è quella di prorogare nel tempo all'infinito un qualcosa. E quello si chiama anche spessore artistico, no? Se una produzione come i film di Totò o gli arrangiamenti di Armando Trovaioli durano nel tempo e piacciono a generazioni così distanti apparentemente fra di loro, vuol dire che hanno dentro qualcosa di forse immortale, che non ha a che vedere con le mode. No, perché se quelle conquista passano la generazione nuova, per esempio Totò ha conquistato anche la quarta generazione, e Totò non so se immaginava tutto quello che poi sarebbe venuto dopo la sua lui casa. Era molto gioioso, come tu ben sai, tutto ciò che faceva era non un frutto di uno studio a tavolino. Totò amava, Totò leggeva i copioni, poi si riuniva poco prima di girare il Ciak con De Filippo, con Mario Castellani, con Enzo Turco, diceva allora tu fai così, vieni appresso a me. E c'erano alcuni attori come tipo Franca Mazzico che avevano quasi timore di girare, cioè, scene con davanti Totò, alla telecamera improvvisare è di grandi, ma se il principe improvvisa io che dico e lì sta l'arte, perché certe cose che Totò ha fatto nascere nel cinema, come la lettera famosa alla mala femmina, o come la scena di Letto a tre piazze in cui vanno a dormire insieme Totò e Peppino, sono cose che noi non possiamo mai, cioè anche scrivere non le possiamo scrivere, perché sono cose che nascono dall'estro, dal genio di un personaggio come Antonio De Curtis. E il CD che noi adesso facciamo vedere a favore della camera, nasce dall'estro di una personalità straordinaria come Totò. Infatti trovate pezzi, come dicevo prima, come Margherita, come Maria Rosa, come Mi sono innamorato, che sono pezzi gioiosi tra una samba, ma trovate anche pezzi un po' più romantici, più d'atmosfera. Sì. C'è Vuoi chi cama parlate, che è una delle canzoni forse più belle del principe. Fra l'altro non sono, adesso che li rileggo, perché poi con Ottavo si lavora tantissimo, poi
mentre stai assimilando quel disco di Totò, lui già sta pronto, vi assicuro. Infatti stamattina, che è Ferragosto, praticamente tra una serata... Mi ha dato una bella notizia. Tra una serata che devo andare a fare tra un po', e tra un appuntamento in studio, ho detto... Faremo. Caro Piero, faremo un nuovo disco, infatti lo voglio anticipare, sarà un disco live dedicato a un grande cantautore italiano. Sì. Posso dire anche chi è, perché magari è collegato anche con Totò, perché ha fatto anche un film. Gli amici Mimmo, ma per Mimmo, tutti. Per Domenico Modugno e dopo Totò Modugno, anche perché nello spettacolo in cui sto, lo spettacolo che sto provando e che debutterà il 18 ottobre al Cineteatro Lenni di Sant'Arpino su Totò, c'è appunto una canzone di Domenico Modugno, scritta con Pierpaolo Pasolini, che è la colonna sonora dell'ultimo film di Totò. Cosa sono le nuvole, che non canterò io, ma canterà Marianna Capasso, che è una cantante musicista molto brava, che ha duettato. Marianna, anche... se non sbaglio, la troverete anche nel disco dedicato a Totò, in un brano che mi Baciami. Pare... Baciami. Meravigliosa interpretazione di Marianna, con la sua voce così particolare. Un critico ha detto una bellissima voce retro che ben si sposa al disco, ecco. Perché Marianna ha una voce... impostata, bella, precisa, pulita. Io direi senza tempo. Senza retro, tempo. Forse retro sa di vecchio. No, senza tempo. È una voce particolare, ecco, come il timbro particolare che a me piace molto, anche perché avendo un timbro particolare io di voce. Sì. Ma questo forse ha a che vedere con l'arte, no? L'arte è sempre particolare. È distinguersi da qualcosa. Certo, perché essere molto simili a... Ho il dubbio che sappia più di imitazione. No, non serve, non serve. Non ha nessun senso. Infatti noi possiamo dire che, possiamo anche anticipare, visto che il video comunque uscirà in alcune emittenti televisive e su YouTube praticamente da qualche giorno, che noi il 3 settembre saremo a 15 per un grande concerto in piazza. Dove sì, 15 in provincia di Avellino. 15 in provincia di Avellino, dove a questo concerto ci sarò io con gli allievi della scuola di musica del maestro Piero Lanzapeluso. Dove tutti gli allievi, io poi spesso ne seguo le lezioni, seguo perché poi la musica è bellissima, mi piace, e qui si passa da Mozart ai Beatles, da... Come dicevi tu prima, sì. Ottavio, molto giustamente, la musica è la musica, sì, non ha un valore rispetto al tempo in cui è stata prodotta, no? No, Totò è grande quando ha prodotto i suoi film e le sue canzoni, ed è grande ancora oggi perché... Le cose fatte bene non hanno durano un tempo. Ma infatti, per esempio, spesso a volte il genere che a me forse è più un congeniale, la macchietta, spesso passa come genere di serie B, come un sottoprodotto della musica. Ragazzi, e noi studiando le macchiette, spesso in studio, quando facciamo le basi, ci siamo accorti che dietro quelle semplici note ci sono degli immensi armonie, ci sono artisti, armonie, e poi Rabbia dei Canali, una canzone degli anni 30. Ma, cantata oggi, la gente si diverte e non a caso, per esempio, abbiamo un grande maestro che ancora oggi con successo porta in giro la macchietta, Vittorio Marsiglia, degno erede di Nino Taranto, e posso dire che ai suoi spettacoli c'è sempre tutto esaurito, come, e grazie al cielo, anche ai miei, quando canto le macchiette, riprendo i canovacci della commedia dell'arte, quando magari spesso mi trovo a fare dei copioni che furono magari di Bramieri, dello stesso Totò, di Walter Chiari, dei De Regge, vedo che la gente si diverte e... Vuol dire che arriva nel segno, arriva, non è invecchiata, no, o se è invecchiata, invecchiata molto bene, sì. Migliorando ancora di più quella genialità di base che già esisteva quando è stata creata. Poi ascoltate gli arrangiamenti dell'album, vi accorgerete che c'è un sapore diverso per ogni pezzo. Lui ha dato una veste, un colore ad ogni canzone in base a quello che io volevo dire. Perché magari tipo Geppina Geppi, che è una canzone che Totò cantò con Anna Magnani, noi l'abbiamo rifatta in versione operistica. Cioè ci siamo inventati un arrangiamento tutto però fiato. Dobbiamo dire la verità. Chissà quanti di loro penseranno che noi abbiamo investito 6 mesi di lavoro sull'arrangiamento a cervellarci. Invece possiamo dire che erano 6 ore. Era io, insomma, influenzato da questo genialoide che è alla mia destra. Beh, genialoide, si fa quello che si può, ci si arrangia. Ma quel che fai lo fai bene, Ottavio. Allora, investito da questo turbinio di invenzioni, anch'io devo stare al passo, volente o nolente, sì. E i miei arrangiamenti nascono, dico la verità, in pochi, non dico pochi, minuti, perché no. Non ci sarebbe il tempo di ragionarci, Ottavio, non vi dà il tempo
di ragionare, già è oltre. Giusto a leggere. Già sta il pezzo infatti, successivo. A volte lo possiamo ridere, per questo io dico, maestro, io ho un'intenzione, fa un po' così, suona il motivetto, allora, questo motivo, se lo sviluppiamo, se lo mettiamo la parola, e così nasce. Che però non è che poi me ne vado a casa che non so cosa abbiamo fatto, vado a casa con un pezzo che magari non è finito. Non è finito, ma l'impianto c'è. Ha già un impianto forte dietro. E così nascono spesso le canzoni, magari anche grazie alla collaborazione della mia collaboratrice Maria Aprile, grazie anche che salutiamo grazie anche ad Andrea che spesso ci segue, ad altri artisti che hanno. Andrea Di Nardo per gli ascoltatori. Andrea Di Nardo, sì, vabbè, ma Andrea, quello che noi negli ultimi spettacoli stiamo sfruttando sempre, che c'è uno sketch che si chiama Il Ristorante, che spesso sfruttiamo Andrea che mangia sempre. Insomma, una cosa divertente. È tutta una gioiosa. Una carovana gioiosa. Sì, una carovana gioiosa, diciamo così. Poi spesso vengono artisti a collaborare nei miei dischi, come nel caso di Marianna Capasso, oppure magari in passato tra musicisti, sassofonisti, batteristi, cantanti, cantori. Un saluto, ti ricordo Rocco. Anche Rocco Di Maiolo che registrò, anzi, poi ma anche quando facevamo la colonna sonora del Fior Nascosto. Qui ogni sessione discografica c'erano decine di attori che andavano, venivano. Ed è bello questo, ragazzi, perché insieme si canta meglio. Diceva Gaber, la partecipazione, la condivisione. La libertà è partecipazione. Però un disco su Gaber lo possiamo fare. È un'anticipazione, non una minaccia. Oh, Gaber a me piace moltissimo. Infatti il mio primo spettacolo... Inventa di fatto, no? Il teatro canzone. Il mio primo spettacolo da regista fece un omaggio al signor G di Gaber. E il video forse è su YouTube, perché poi su YouTube oggi qualsiasi cosa, cioè non può fare che sta su YouTube. Vabbè, è una grande vetrina, è una grande opportunità, no, di infatti, incontrarci. Grazie a YouTube che ci permette di, siccome oggi le televisioni un po' fanno, hanno diciamo così altre prerogative. Sì, con l'arte non è che ci vadano molto. Ma io forse non faccio arte, però cerco di portare un che di... Ecco, porto un testo scritto, ma ecco, perché secondo me l'autore televisivo ha ancora un valore. Io mi rivolgo spesso agli autori televisivi, che però quando vedono un testo scritto un po' hanno il timore di allora, creare. YouTube diventa si sostituisce al mezzo che era. Infatti ho pensato di fare una televisione web qualche volta e di fare come mi pare, sempre nel rispetto delle leggi però insomma di creare un che di per diffondere anche un si ritorna a Radio Londra sì. Cioè, perché oggi la televisione, le piccole stanno in crisi, le grandi hanno altre idee, hanno altri programmi da fare, perché oggi il varietà in televisione è scomparso. Fatto. Anzi, infatti, non, spesso in televisione non vedono l'ora che succede una disgrazia, perché poi subito fanno plastico, cose, bisogna subito raccontare in primo piano, sì, mettere la lacrima. Almeno 10 trasmissioni sui guai dell'Italia. Sì, infatti sembra di stare in un ufficio postale tra buste che si aprono e si chiudono, tra pacchi, pacchetti e raccomandate, però tra pacchi e buste. Però se ha un dovere l'artista, tanto, è proprio quello di, ragionandoci su, ripristinare un po' un equilibrio fra la televisione e quella di informazione. Ma noi ci rifugiamo a teatro, ma che ci frega? Perché è il luogo dell'arte. Il teatro è un luogo di creazione. È vero che ultimamente anche il teatro sta un po' in crisi, diciamo così, che spesso i direttori artistici dei teatri un po' pensano prima di prendere uno spettacolo, spesso anche chi deve fare produzione ci pensa, però ragazzi il periodo è quello che è, però se ci abbattiamo anche noi, attori teatrali che da sempre facciamo la fame, cioè facciamo, diciamo insomma. Siete un po' abituati già, sì, no? A ecco, sì, cose. Non è che poi fa sempre la fame, perché giusto. Però l'attore di teatro, come dicevi tu, ha una missione. Una vocazione. Una vocazione. Quindi io sono oltre ad essere missionario, ma ho anche pure la vocazione. Troppo ad apprendere pure i voti. Vabbè, noi vogliamo salutare. Allora, ci salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Ci siamo divertiti, però giustamente era per dire qualcosa. Speriamo che ci siamo divertiti, soprattutto. Ma sì, per ascoltarci. Ecco, giusto, in televisione questo per esempio non l'avremmo mai potuto fare. No. Perché ci avrebbero detto fate tutto in 3 minuti. Ma siete lunghi, diciamo 4 minuti. Siete lunghi, allora facciamo in 3 minuti
però in quei 3 minuti canta la canzone del disco, ringrazia lo sponsor, che però siccome siamo su YouTube, che mi frega, lo voglio ringraziare, visto che c'è un mio caro amico, ecco qua, Ecolit Trasporti, ecco qua, non è pubblicità occulta, perché no. Occulta di che? Più è una pubblicità, diciamo, giustissima. Esplicita di questa, si muove. Anzi, oltre a fare pubblicità al disco, allo sponsor, vi do appuntamento, il maestro Piero Lanza Veloso ci sarà, il 18 ottobre 2013 alla Sala 4 del Teatro Lendi di Sant'Arpino, con un bellissimo spettacolo con Ottavio Buonomo, Angelo Perotta, della Comic Art, che è anche produttore dell'evento, un'attrice bravissima, Melania Pellino, Marianna Capasso, che canterà alcune delle canzoni più belle del Principe insieme ad altre canzoni fatte per l'occasione, Roberto Danilo, e poi un corpo di ballo formato da 4 straordinarie ballerine, Anastasia Avolio, non mancate, Yolanda Crispino, Stefania Pisco, poi Vania Buonanno e una ragazzina bravissima, straordinaria, Laura Urabona, regia di Ottavio Buonomo. Oh, vi aspetto al Teatro Lendi perché è tutto pronto, è una serata evento dedicata a Totò, non è uno spettacolo su Totò ma è per Totò, quindi vi aspetto per fare un altro grande applauso, non a me ma al Principe Antonio De Curtis. Ciao ragazzi, ciao a tutti dallo studio di Lanza Veloso, è tutto, diamo appuntamento alla prossima, no, volevo fare una chiusura, ha fatto anche la chiusura un po', volevo fare una chiusura, però vabbè, arrivederci, ciao youtubari, ciao youtubari, state facebookiani, 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 se si può dire bucchiani è la malavaglia, eh?